spend my youth dropping coins in a wishing well. He hopes one day that I would find a story to tell. How every regret so soulless, empty life. Buongiorno, buon anno e buona festa dell'Epifania. Per un francese che vive in Italia, questa festa è differente. In Francia, la Befania è sconosciuta, quindi non è un giorno festivo. Per tradizione, si celebra la prima domenica successiva al primo gennaio, designando i re. Tirer les rois è la condivisione di un dolce tradizionalmente rimpieto di pasta di mandorle, oppure, al sud, una brioche con conditi e uova. La tradizione vuole che il più giovane dei presenti vada sotto il tavolo e decida a chi destinare la fetta di dolce. Dentro, alla galette, c'è un fava. Chi avrà la fetta con la fava diventa il re o la regina del pasto che sceglierà la sua regina, il suo re. È prevista un'altra una parte nel caso in cui arriva un indigente. La storia dice che al tempo del re Luigi XIV si poteva fare una richiesta speciale al re, se si aveva il privilegio di essere la regina del pasto. Nelle osterie, la storia è diversa. Chi ha il fagiolo deve pagare da bere a tutti la tavolata. Alcune persone hanno preferito ingolare il fagiolo per non farlo. La leggenda dice che per evitare ciò, il fagiolo è diventato un pezzo porcellana. In ogni caso, anche se la galette è oggi un bene commerciale, che possiamo trovare in pasticceria da metà novembre, normalmente può essere consumata dall'Epifania fino all'inizio della Quaresima. Grazie e a presto.